tutti, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi svuota la spesa un po' più grande del solito. Diciamo che ho fatto un bel po' di giri, visto che comunque oggi è sabato, quindi c'è mia marita a casa e posso fare un po' più di giri. Sono stata in quattro posti, da Eurospin, il posto dove ho comprato un po' più cose, poi negli altri posti ho comprato giusto due cosine. Sono stata anche ad Hardy Discount, al Deco Supermercati e al Lidl. Per ultimo, però negli altri tre ho comprato poche cose. Infatti comincio subito con lo svuota la spesa Eurospin. Allora, vi faccio vedere le cose del frigo. Allora, ho preso un bustone di insalata, praticamente questa qui è da 500 grammi, era in offerta un'insalata mista a 99 centesimi ed è super conveniente. Poi ho preso due melanzane. Queste qui le ho pagate 1,37 euro, sono 800 grammi, erano in offerta, però queste diciamo che erano le migliori. Poi ho preso due confezioni di burger alle verdure. Sì, due confezioni, le ho prese uguali perché ne avevo visto un altro tipo, però poi alla fine mi sono convinta, sono andata a me in tanti posti che mi sto confondendo. Erano in offerta 1,59 euro, infatti ne ho presi due, questi sono i miei preferiti e praticamente questi li mangiamo tutti. Poi ho preso una confezione di burgeroni, quelli che prendo per Auri, erano in offerta 1,19 euro. Poi ho preso una confezione di gnocchetti, anche questa era in offerta a 65 centesimi. Una confezione di pomodorino ciliegino a 2,19 euro ed è sempre mezzo chilo. Poi ho preso una confezione di arrosto di tacchino affettato, questo qui è buonissimo, questo non era in offerta, l'ho pagato 1,19 euro. Palla cotta, che vi dico la verità non mi ricordo se era in offerta, comunque lo prendo sempre e lo lascio anche per cucinare, è ottimo. È una confezione di prosciutto crudo che era in offerta a 1,19 euro. Stessa cosa in offerta a 1,09 euro mi pare la provola dolce ed è 200 grammi, quindi bella sostanziosa. E poi ho preso una bustina di ciliegine di mozzarella, sono buonissime queste ciliegine di mozzarella. E ho preso anche un bustone di mozzarella, quella che prendo sempre di solito, che sono 4 da 125 grammi per 2,09 euro. Poi ho preso due confezioni di farina rimacinata, questa qui che utilizzo per il pane, infatti questa è sia per pane che per pasta, era in offerta a 99 centesimi. E ho preso anche due confezioni di farina 00. Diciamo che era un po' che non andavo a fare la spesa e mi mancava un bel po' di roba. Poi ho preso le olive verdi denocciolate, che anche con queste spesso faccio il pane, viene buonissimo. Il pane con le olive è buonissimo, è il preferito di mio marito, lo porta anche al lavoro, lo adora. Le ho pagate 1,39 euro le olive. Poi ho preso una confezione di pesto genovese senza aglio, quello che prendo sempre, a 99 centesimi. Una busta di besciamella, questa qui a 89 centesimi. Poi ho preso una confezione di pasta integrale penne rigate, questa qui a Tremolini è buona, e l'ho pagata 59 centesimi. E ho preso anche i crackers all'acqua, perché adesso dopo le feste si comincia a mangiare di nuovo con un regime alimentare più corretto, perché abbiamo fatto le schifezze in questo periodo, ma penso un po' tutti. Quindi io evito il pane e la pasta normale, e quando voglio mangiare la pasta mangio quella integrale, e invece del pane mangio questi, che sono super super leggeri e digeribili, si digeriscono benissimo. Questi qui li ho pagati 99 centesimi. Poi ho preso i biscotti, questi qui frollini al grano saraceno, sono buonissimi questi. Vi dico la verità, li preferisco a quelli originali, perché li ho mangiati pure, quindi posso fare il confronto dal mio gusto, e sinceramente questi li trovo più buoni. Quelli non so perché, ma hanno un sapore forte, non so, forse c'è più grano saraceno, non lo capisco. Questi a me piacciono tantissimo, quelli originali proprio della casa, mi pare che sono della Mulino Bianco, non mi ricordo, a me non piacciono. Erano in offerta i biscotti a 1,49 euro, sono 700 grammi, quindi un bel po' di prodotto. Poi ho ripreso questi, ce l'ho con me, l'altra volta le sono piaciute e quindi li abbiamo ripresi, 1,19 euro mi pare che costano. Un pacchetto di patatine alla paprika, 79 centesimi.
una confezione di queste baguette, quelle che vi dicevo l'altra volta che si mettono al forno e sono ottime. Non appena le faccio, ve le faccio vedere sicuramente in un video, perché quando le ho fatte non stavo vloggando, è stato in quei giorni che non stavo vloggando, ma vi prometto che appena le rifaccio vi faccio vedere, non quanto sono buone perché non le potete assaggiare, però vi faccio vedere che cuociono in pochissimo tempo e diventano come il pane fresco dal panificio, buonissime. Poi ho preso una confezione di fazzolettini, una confezione gigante, 30 pacchi ce ne stanno dentro. Questi qui sono quelli delicati, 4 veli, 30 pacchi, li ho pagati 1,89 euro, quindi super conveniente. Poi una confezione di uova, queste qui sono quelle allevate a terra, le ho pagate 1,15 euro. Effettivamente avevo segnato delle altre cosine da Eurospin che erano in offerta, però non le ho trovate, tipo la verdura grigliata, quella surgelata, non l'ho trovata, che è buonissima, ma non l'ho trovata. Comunque, queste erano le cose di Eurospin che ho preso, e adesso vi faccio vedere le cose che ho preso da Ard. Io ci sono andata per un motivo da Ard, per prendere le lattine di Coca-Cola a 50 centesimi, e infatti ne ho prese 10, ve ne faccio vedere una sola perché le altre le ho già sistemate. Poi ho preso due bottiglie di Star Pumarò, ce ne sono tante che mi piacciono, però questa è una delle mie preferite, insieme alla Cirio, se non mi ricordo male. Sì, è buonissima. Questa qui è veramente buona, è in offerta a 75 centesimi. Poi ho preso un barattolino di curcuma, mi era finita, e quando mi finisce a me piace tantissimo aggiungerla negli alimenti. Poi ho preso due confezioni di questa qui, cioccolata, diciamo. Auri la mette nel latte la mattina, un cucchiaino io lo metto nel latte, ed è tipo come il Nesquik, perché l'ho cercato il Nesquik ma non lo trovo, non lo so perché non lo trovo, e quindi allora per sostituire al momento ho preso questa, era in offerta a 50 centesimi, ci stanno 4 buste dentro, mi pare che sono 2 tazze per fare proprio la cioccolata, una bustina mi pare che sono 2 tazze di cioccolata, invece con un cucchiaino è come il Nesquik nel latte. Poi ho preso una busta di pasta anellini, queste qui per la domenica quando faccio la pasta al forno, euro è 0,9. Poi una busta di patatine, che queste qui proprio sono le mie preferite, sono grigliate e al gusto barbecue, buonissime, a 99 centesimi. E poi ho preso la mozzarella julienne, era in offerta a 1 euro. E poi ho preso due confezioni di formaggio Emmental, era in offerta, 2 pezzi venivano 3 euro, quindi l'ho preso perché da 200 grammi ed è comunque buonissimo. E poi comunque ho preso anche questi fazzolettini, perché prima di andare da Eurospin siamo andati da Ard, e quindi avevo già preso questi, però questi qui li lascio in cucina, sono super super comodi. Mi trovo benissimo, li ho provati l'altra volta, ho provato l'altra volta quelli di Lidl perché non li avevo mai comprati, e devo dire che sono veramente comodi, soprattutto se c'è qualcuno in casa raffreddato, prende un fazzolettino e ce l'ha già pronto. Ok, poi c'era anche questo barattolo di patatine tipo Pringles, 1,19 euro, non le abbiamo mai prese queste da Ard, quindi non so come siano. Ok, Ard, ho terminato, e adesso vi faccio vedere le cose che ho preso al Lidl, ma sono proprio giusto due cosine. Questi mini würstel, perché non li ho presi da Eurospin, e quindi poi avrei si è ricordata, e io li ho presi lì a 99 centesimi. Poi mio marito si è preso queste schiacciatine, queste qui sono gusto pizza, l'altra volta invece le aveva prese gusto olive, se non mi ricordo male, e gli sono piaciuti tantissimo, le ho pagati 99 centesimi. Poi abbiamo preso, vabbè, due baguette, un po' di pane, questo qui perché uno lo congelo, perché capita a volte che sì, io lo faccio il pane, però capita che ho noia a farlo, e quindi o scongelo un pane che magari ho congelato, oppure faccio quelle baguette. E poi mio marito si è preso di nuovo il profumo, questo qui, che sono 4 fragranze, quella che ha preso l'altra volta era Hugo Boss, questa qui non lo sappiamo perché la gente ha immischiato tutti i campioncini e non si capiva nulla. Qui ne ha preso uno così a caso, giornaliero, 4,47 euro mi pare che l'abbiamo pagato. Ok, adesso vi faccio vedere le due cosine che ho preso al deco e poi abbiamo finito.
Allora, al Depo abbiamo preso la pasta rum che era in offerta, 1,99 kg, quindi io la prendo sempre quando in offerta. Queste qui sono mezze penne, che poi sembrano penne, sono un po' più lunghe delle mezze, diciamo, ecco così. Poi ho preso i tortiglioni, questi qui, e una confezione di casarecce. Poi buona, un sacco di tempo che non la compravo questa. Io questa qui normale la mangio solo il sabato e la domenica, che c'è pure mio marito a casa. Invece durante la settimana mangio il riso, o mangio la pasta integrale, o mangio un secondo direttamente, o della verdura, ecco. Poi, ultime due cosine che ho preso al Deco, questi qui che si è preso a mio marito erano 50 centesimi, che li voleva mangiare ma poi si è fatto tardi. E io invece ho preso questi qui non li ho ancora assaggiati. Ne ho assaggiato una volta un tipo, ma però non erano così. Questo qui mi sembra molto molto più interessante. Sono lampone yogurt, secondo me sono buonissimi. Li ho pagati 1,25 euro. Ok, l'unica cosa che non vi sto facendo vedere sono il latte, che abbiamo lasciato in macchina perché avevamo troppe buste, che ho preso da Eurospin, e le patatine surgelate. Queste qui che prendo sempre a Lidl, che sono come quelle del McDonald's, sono più sottili e quindi ad Auri piacciono tantissimo. Ok, io ho terminato con lo svuota la spesa. Avrei un altro video da registrare perché stamattina sono andata anche da acqua e sapone, però non so se riesco oggi, quindi vediamo. Prima di chiudere questo video volevo dire, perché mi pare che ho letto 2 o 3 commentini che mi dicevano: ah, a me non mi hai salutato, ti sei dimenticata a salutarmi. Se ho saltato qualcuno vi chiedo umilmente scusa, però scrivetemelo giù in questi commenti, perché ormai si sono persi, è successo un casino su YouTube con i commenti, poi hanno cambiato l'applicazione e si perdono a volte anche i commenti, per questo spesso magari non si riceve la risposta perché non si trova proprio il commento. Capita su YouTube, capita anche a me che commento e non si trova poi il commento. Quindi se volete comunque essere salutati, scrivetemelo, ricordatemelo giù qua nei commenti, ma comunque a prescindere io poi alla fine ho salutato tutti i miei iscritti, anche chi viene a guardare il video e non si iscrive. Nulla, io spero vi sia piaciuto questo video, spero l'abbiate trovato di spunto magari per provare qualche prodotto, perché a me succede spessissimo guardare gli svuota la spesa delle mie colleghe e poi magari provare quei stessi prodotti. Quindi spero vi sia piaciuto, io vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i miei prossimi video, e se ti è piaciuto questo video lasciami un like. Noi ci vediamo al prossimo video, vi mando un mega grandissimo bacione, ciao!